chiedo scusate il ritardo, ma riusciamo a fare tutto. Allora, intanto volevo ringraziare il Comune di Pizzanello nella figura dell'assessore Giovannico che ci ha dato l'appoggio per questo incontro. L'incontro di stasera verte su quella che è l'attività del gruppo Bimbi Salento, su quelle che sono le mission e soprattutto su quella che è l'attività che stiamo cercando di fare corteggiando il Comune di Pizzanello per quello che c'è possibile, più altri comuni nella zona di Oltre Lecce, per fare un'attività mirata sul territorio rurale insieme all'attività del Gavale della Lupa di questo territorio. Allora, intanto io ringrazio l'assessore e gli passo subito la parola così facciamo saluti istituzionali. Buonasera a tutti e porto chiaramente i saluti dell'amministrazione comunale e mia personale. Mi stavo chiedendo, ma non c'è l'Antonio Verrone? Quella sedia è vuota, ma quindi per parlare, benissimo, no? Perché è interessante, voglio dire, capire perché poi tutto penso si giochi su alcune risorse e le risorse vengono trasferite soprattutto per questo tipo di opportunità, di questo tipo di iniziative, soprattutto attraverso i DAL. Quindi io nella passata amministrazione quando ero sindaco abbiamo lavorato in questo senso e molte azioni le abbiamo fatte e hanno avuto i loro frutti, ecco. Quindi il territorio di Pizzanello, il nostro territorio, il territorio di Sele Marina è cresciuto anche grazie a queste, questo tipo di azioni che abbiamo sviluppato, e molte cose bisogna fare molto di più sicuramente, io mi rendo conto, che alcuni comuni, questi nostri piccoli comuni, hanno bisogno anche, secondo me, questo devono fare gli amministratori, i nostri amministratori, il legislatore, deve fare molto di più in merito soprattutto ad alcune, e soprattutto riguardo a questi piccoli comuni, perché i piccoli comuni, a differenza forse dei grandi, hanno difficoltà economiche, ci stanno difficoltà economiche. E quindi dovrebbero, non lo so, anche dalle strade, no? Io questo dicevo, infatti, cioè è vero che questo governo ha dato 100.000 euro ai piccoli comuni per alcune iniziative, ma prima, mentre stavo al telefono, appunto, mi diceva l'altro assessore, il capogruppo nostro, diceva, vabbè, ma quei 100.000 euro se li spendiamo poi per fare qualche iniziativa, che serve per le strade, per gli asfalti, per le buche. Poi non riusciamo a completare la scuola media, perché stiamo per realizzare la scuola media, mancano alcuni fondi, no. E quindi questi 200.000 euro sarebbero risorse importanti per finire questa scuola. Ecco, quindi questi sono gli interrogativi. E poi ci troviamo con le strade, con le buche, e quindi il turista, perché di questo dobbiamo parlare. Per le cose nostre. Allora, delle cose belle. Quindi io questa cosa, voglio dire, quello che posso fare io adesso in questo momento è rendermi utile qui a voi, chiaramente, e vedremo come migliorare le vostre, l'accoglienza e anche il turismo per cercare di rendere fruibili le vostre. E quello che ha fatto il Comune di Pizzanello, che noi abbiamo invitato il signor Annibale, perché il Comune di Pizzanello insieme ad altri comuni in cordata hanno ottenuto dei fondi per realizzare questo portale. Allora, se magari il signor Annibale ci indica come funziona questo portale, che è stato un progetto. Da questa parte, grazie. È stato un progetto, di una serie di comuni. Noi saremo la settimana prossima a San Pietro in Lama, che fa parte anche di San Pietro di questo progetto, proprio per presentare questo tipo di situazioni. E in virtù di questo, l'idea nostra, poi chiederemo anche in maniera istituzionale e formale ai comuni se è possibile intervenire, non dico nella gestione, ma nella sponsorizzazione, comunque cercando di far conoscere un po' di più questo tipo di iniziative, perché ripeto, parliamo solo delle cose positive. E anche qui ringraziamo Antonio Verone, che è il presidente del GAL Valle della Cupa, che ha realizzato su questo sito, ma non sito Oltre Lecce, proprio questo, su questo dove siete seduti voi, hanno realizzato un centro di informazioni turistiche che è proprio qua dietro, e anche lì volevamo chiedere se era possibile in qualche modo riuscire ad attivare questi punti. Ed era questa l'idea di base, l'idea di base è quello che c'è,
c'è poco, perfetto, non ci lamentiamo che c'è poco, cerchiamo di ottimizzare con quello che abbiamo, con quel poco che c'è, cerchiamo di ottimizzare, cerchiamo di sviluppare il territorio, perché è quello che dobbiamo fare essenzialmente, la promozione del territorio per poter andare oltre, andare avanti. In virtù di questo mi devo ad Antonio, se può presentarci un attimino. Salve, buongiorno. Allora, ricollegandomi un attimino al discorso che ha fatto l'assessore, questo progetto nasce nel 2012 proprio con un finanziamento di area vasta. Ci chiesero la stessa dei comuni per poter avere questo finanziamento, che non riguardava soltanto la realizzazione di questa attività promozionale, ma per ottenere il finanziamento era necessario un collegamento tra questa area vasta, perché c'erano 2-3 milioni di euro che furono poi destinati ai vari comuni per ripristinare delle aree, dei centri storici, piazze, terre. E quindi mi chiesto di sviluppare questo progetto. Questo progetto, che era il collante, era questo oltre legge, la valorizzazione dei piccoli, dei patrimoni, piccoli patrimoni, diciamo che Lecce con i grandi attrattori limitano a volte poter visitare l'entroterra. Nell'entroterra ci sono delle caratteristiche, diciamo così, di patrimoni che sono di vario tipo, gastronomici, ma anche culturali, ma anche monumentali, che a volte sfuggono, non vengono intercettati dall'utenza turistica. All'epoca, nel 2012, era un progetto in un certo senso all'avanguardia, lo è ancora, cioè permetteva in certo senso che il materiale prodotto non venisse poi destinato nel semplice utilizzo, ma potesse continuare ad essere un documento da custodire, perché aggiornando il sito si aggiornava tutto il materiale divulgativo tramite il codice QR code, e quindi tutte le informazioni nuove che vengono immesse, poi vedremo come si è strutturato il sito, permetteva in certo senso di avere un aggiornamento continuo a colui che voleva visitare, poi viene a visitare queste zone, o che è in prospettiva di visitare questo territorio, di aggiornarsi senza andare a collegarsi al sito, ma tramite il telefonino, collegarsi al codice QR code, quindi programmare l'itinerario, programmare dove andare a dormire, programmare dove andare a mangiare, dove divertirsi, ma soprattutto diventare un angolo social dove nell'Ottocento c'erano i grandi viaggiatori che scrivevano i diari. Ecco, si pensava in certo senso di condividere un diario collettivo tramite delle immagini o dei documenti o delle ispezioni in realtà locale da promuovere e da collegare su tutto il territorio. Allora, infatti, qui vedete in certo senso che sono i comuni che fanno parte di questo percorso. Questo è un sito che si può aggiornare in qualsiasi momento, può essere riempito in qualsiasi momento, modificato in qualsiasi momento, sperando appunto che ci possa essere una collaborazione con gli organi amministrativi o anche con le associazioni come appunto Via di Salento e altri. Questo è un esempio, perché abbiamo messo Cavallino Vizzanello, perché esiste anche una pagina Facebook collegata a questo sito, che permette in certo senso di aggiornare anche su, condividere su Facebook delle immagini. Quello era un signore che ha messo un ricordo di Cavallino con una cosa. Quindi in un certo senso appunto queste sono le news che le amministrazioni o gli enti possono mettere, quindi andranno in rete, andranno su questo sito che si chiama www.oltrelecce.it. Qui vedete la zona dove non è fatto così il sito, però è diviso con due schermate, cioè dove andare a dormire, dove andare a mangiare, e lì si possono riempire anche con i vostri contenuti, volendo le amministrazioni renderlo più bello, no? Diciamo, perché non è... dobbiamo semplicemente capire come intervenire in questa situazione. Noi siamo disponibili a dare tutte l'assistenza e i collegamenti possibili e immaginabili. Il resto, i contenuti dovete mettere voi, noi diamo le chiavi di accesso. No, guarda. E daremo le chiavi di accesso che ci sono già, e poi loro decideranno a chi eventualmente affidare a loro volta di riempire i contenuti.
Diciamo che adesso il turismo è anche questo, la possibilità di programmare, di guardare e di andare ad assaporare il posto prima di arrivarci. Prima ancora di arrivarci. E questo era anche un mezzo di poter comunicare questo alle amministrazioni che volessero partecipare ad fiere o altre parti, di regolare momento a momento da un prodotto sempre aggiornato e non soltanto cartaceo. Grazie. Io ne approfitto, già che faccio parlare Antonio. Noi abbiamo invitato il presidente del Gallo, Valerio della Cuba, perché... Direttore, chiedo scusa, dell'inesattezza. Allora, perché? Perché noi con loro lavoriamo, io vado spesso negli uffici, mi vado a recuperare le carte, le mappine che abbiamo distribuito stasera. Stiamo cercando di organizzare con loro delle attività sui percorsi, che sono percorsi già esistenti sul territorio, sui quali loro hanno speso tantissimo, insieme all'attività del comune. I segnali che vedete marrò con su scritto percorso, la Valle della Cuba, sono i percorsi turistici, sono dei percorsi turistici che sono tutti sul territorio rurale, che vuol dire che sono oltre legge. Perché diciamo questo? Perché ci interessiamo soprattutto ad un'attività rurale che possa destagionalizzare il flusso turistico, perché noi dobbiamo lavorare tutto l'anno, non solo due mesi d'estate, e che possa comunque valorizzare quello che è il territorio e quella che è l'unicità del territorio salentino. Quindi con Valle della Cuba loro hanno attivato delle giornate fa, e ce ne saranno altre due a fine aprile, e abbiamo chiesto se è possibile poi avere degli itinerari, logicamente a pagamento, fatti ad hoc per questi territori, sugli itinerari già costruiti da loro, in modo da poter creare poi dei pacchetti di soggiorno. Perché? Perché il nostro obiettivo è comunque andare a venderci qualcosa, quindi non vendiamo solo lenzuola, cioè noi non vendiamo solo il pernotto in sé, ma noi dobbiamo vendere l'intero territorio. Vendere l'intero territorio significa vendere pernotto, ristoranti, attività, intrattenimento, shop booking, piuttosto che qualsiasi altro tipo di attività, anche una passeggiata, una semplice passeggiata alla scoperta di quello che è il territorio. Quindi in virtù di questo e in virtù del fatto che ci sono pronti delle attività di finanziamento che devono essere ancora autorizzate dalla regione, eccetera eccetera, perfetto, noi intanto ci prepariamo alla pubblicazione di questi bandi. La Valle della Cuba ha previsto delle azioni mirate a quella che è l'attività ricettiva, quindi ci sono una serie di, loro le chiamano azioni 3.1.1, diciamo, dei numeri loro, perfetto, non è questo il problema. Ci sono due attività mirate a quella che è la ricettività turistica, una per il bed and breakfast e l'altra per l'attività turistica d'accoglienza extra agenzie viaggi, tanto per essere chiari, lì dove noi possiamo andare ad attivarci. Ora io magari sto rubando la parola, però l'idea è questa: lavorare con il Gallo, perché lavoriamo sul territorio, lavoriamo con un ente che non è del tutto pubblico, è un ente privato che gestisce dei fondi ai quali noi cerchiamo di accedere per le piccole strutture, quelle che siamo noi effettivamente. Siamo piccole strutture a carattere familiare, siamo quasi tutti dimensionati in questo modo. Piccoli investimenti, perché non stiamo andando a chiedere milioni di euro, ma stiamo andando a chiedere piccoli interventi per quello che è la esigenza del territorio. Anche lì per ottimizzare e portare al massimo quella che è l'attività extra urbana, cercando di creare un'attrattiva turistica. Perché dico così, un'attrattiva turistica? Perché io sono a Lizzarello, non c'è granché da fare. Quindi mi devo inventare qualcosa per prima attirare l'ospite e poi fargli fare un soggiorno che possa essere, non dico memorabile, che è l'obiettivo nostro, ma comunque un soggiorno diverso, a carattere. Questa è l'idea. Allora passo la parola un attimo ad Antonio per descrivere quella che è l'attività che stanno facendo con te. Buonasera a tutti. Intanto do parola sul Gallo, perché magari se qualcuno non ci conosce, così sapete chi siamo. Siamo un SRL, però siamo partecipati ai soggetti pubblici, quindi il nostro socio è il comune di Lizzanello, il nostro socio è il comune di Cavallini, il comune di Galatina, e noi con i comuni abbiamo già lavorato una vasta programmazione, abbiamo fatto delle cose interessanti, molto interessanti, nel senso che prima il territorio esisteva nei comuni e basta.
Dopo adesso se andate in giro vedete un po' di indicazioni, andate di qua, andate di là, tutte le indicazioni che abbiamo messo in piedi, abbiamo di fatto reso visibile quello che esisteva sul territorio, dei percorsi, dei tratturi, delle strade, dei punti di informazione. E questo è un lavoro che abbiamo fatto nella passata programmazione, nella prossima lo riprendiamo perché si è aggiunto anche la città di Galatina, e nella passata programmazione avevamo fatto anche un investimento grosso in termini di innovazione tecnologica, di informatica, nel senso che abbiamo visto l'applicazione. Esatto, quindi in qualche modo dobbiamo riprendere quella, e quindi questo per quello che è stato realizzato nel passato. Abbiamo anche messo tantissime delle indicazioni vicino alle chiese, vicino ai centri storici, quindi abbiamo reso visibile quello che c'era già come fisico. C'è da fare il passaggio successivo, rendere, predisporre dei percorsi, rendere dei momenti di esperienza nei luoghi e nei tempi. Se avrete modo di guardare i nostri percorsi, sono tutti percorsi fisici, ma noi vorremmo tenere fuori dei percorsi nel tempo piuttosto che nello spazio o insieme. Cosa vuol dire percorsi nel tempo? Vuol dire che io a febbraio, marzo, quando c'è la festa della Madonna della Lampacione a San Donato, posso organizzare un percorso che mi faccia degustare la Lampacione, vedere la chiesetta da nera, andare a raccogliere le erbe aromatiche, ad esempio, le erbe comunque alimentari. Così come abbiamo un patrimonio immenso in questo, nel nostro territorio, che sono le feste patronali. E a fianco alle feste patronali ci sono i prodotti alimentari specifici della festa patronale. Se non ricordo male, all'inizio c'è una cosa che mi raccontava una volta, si chiama Lucchino, che si fa solo in un periodo dell'anno, c'è la festa a Pasqua. E se non te lo mangi si arrabbia? No, c'è assurdo, è sempre lo stesso periodo, il martedì dopo Pasqua, che fanno il tarallo bollito, lo fanno solo là, solo in quel periodo, poi te lo trovi dopo. Quindi un intendimento in grado sarebbe anche quello di fare percorsi nel tempo, perché i turisti devi invitarli per una settimana, per 10 giorni, a fare qualcosa. Cioè abbiamo un periodo molto interessante per l'est, che è il periodo di San Nicola. Noi abbiamo San Nicola a Scunzano, che è il 6 dicembre. Quando loro hanno mezzo metro di neve, riuscire a organizzare un pacchetto di una settimana giù di lì, si può localizzare nel ritorno di dicembre. A gennaio abbiamo un grosso richiamo sul nostro territorio della festa, che è la Focera di Sant'Antonio. Quindi nell'intorno di questi eventi, sto dicendo quelli più lontani, perché quando arriva maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, in ogni comune c'è qualcosa, una settimana da una parte, una settimana dall'altra. E quindi su questo vi stimoliamo anche ad essere propositivi, a inventarsi dei pacchetti. Per quanto riguarda i pacchetti che abbiamo predisposto in questo mese, l'abbiamo fatto nelle giornate del FAI, stiamo portando le persone in giro sia con i pullman, sia sui calessi con i cavalli, sia con le biciclette, e sono tutti dei momenti su base giornaliera, dalle 10 alle 5 del pomeriggio, ma già ad esempio ci hanno chiesto cosa può essere replicato per un gruppo di persone che vengono a studiare italiano qua da noi. Sono delle persone dell'America del Sud, per noi unità 6-9 persone, c'è gli occhi che vengono a imparare italiano, mi date la possibilità di fare intrattenimento il sabato e la domenica? Perché poi questo accade, o vengono per lavoro e bisogna dargli qualcosa da fare, o vanno a visitare Lecce, ma dopo essere stati a vedere delle bellissime chiese, passare la serata a vedere qualcosa di particolare. Ma l'idea nostra è proprio di regalare un'esperienza sul territorio, tipica, specifica del territorio, che può essere un'esperienza, secondo me, unica, irripetibile e diversificata, perché noi facciamo accoglienza familiare. Quindi l'idea è proprio questa: noi facciamo accoglienza familiare su un territorio di borghi, diciamo, un territorio rurale, insieme ad attività ricettive che la maggior parte delle volte sono proprio case. E quindi sono case caratteristiche salentine, che possono avere volte a stella, volte a botte, il cortile, qualcosa di particolare. Inoltre, accanto a noi ci sono delle attività che fanno chi fa il laboratorio di cucina e fa un laboratorio artigianale, chi magari mi fa un servizio particolare per la cena, piuttosto che la signora che sta a casa a filare o a fare il richiamo. Quindi anche in questo, l'idea di un percorso all'interno dei nostri territori
andando casa a casa. Cioè, io l'ultima esperienza l'ho fatta a casa della zia che mi ha costretto a mangiare l'omino, per dire che si sta facendo la pasta fatta in casa. Quindi anche lì costruita in maniera organica, per questo vi invito poi, no, a delle figure che ci possono aiutare, perché il comune insieme agli altri che hanno già questa attività in atto, noi facciamo attività imprenditoriale, riuscire a coordinarci, farla insieme e dire perfetto, quello che ci offrite voi, perché anche lì nella giornata fai ha fatto il gallo a fine marzo, il percorso della salute che era un percorso in calesse aveva sicuramente bisogno di qualcosa che noi come privati non possiamo dare, ossia l'ordine pubblico, e l'ordine pubblico lo dà solo il comune. Per questo dico, anche lì ci sono cose alle quali noi non possiamo arrivare, arriva tranquillamente il GAL, mi dà un pacchetto che io vi posso andare poi a rivendere, comunque gestito e organizzato all'interno di che cosa? All'interno di un'associazione. Per questo noi facciamo associazione, attività associative, attività di rete. L'obiettivo è proprio quello, è metterci insieme, cercare di fare questo e di costruire queste esperienze, proporle all'estero soprattutto, perché l'interesse principale, almeno per noi, è l'estero, e diversificarci, non andare a fare la guerra dei prezzi, perché non ha nessun senso, perché se il nostro prodotto è un prodotto di valore non abbiamo bisogno di svenderci, quello è il discorso. Quindi quello che ufficialmente poi troveremo il modo di chiedere è proprio la possibilità di interagire col comune, col GAL, con quelli che sono supporti che già esistono informatici, piuttosto che l'applicazione del GAL, piuttosto che l'attività del comune nell'ambito di autorizzazioni, di interventi di interesse e tutto il resto, per costruire qualcosa di duraturo e continuativo da poter poi proporre quando andiamo a fare attività di incoming, perché poi è l'associazione che fa da coordinatore e fa poi da attività di incoming per andarsi a prendere una tipologia di ospite. Questa era l'idea che io lancio qua così in maniera diretta. Adesso, proprio in virtù di questo, anche l'opportunità di utilizzare dei finanziamenti, perché no, perché voglio dire, se i soldi sono una cosa insomma piuttosto interessante come attività di finanziamento. Un'altra cosa che volevo dire a questo punto, perché poi dobbiamo un attimino liberare loro, l'attività associativa, che fa un'attività comunque di coordinamento, fa un'attività anche di raccolta di quelle che sono le convenzioni, dei servizi che servono alle strutture ricettive. Alle strutture ricettive servono una serie di servizi di base, che sono servizi richiesti per legge, quindi dai quali comunque non dobbiamo uscire fuori. Questi servizi di base riguardano le assicurazioni in primis, perché è una cosa che poi riguarda tutti noi, e in virtù di questo noi abbiamo fatto delle convenzioni. Abbiamo fatto convenzione con Generale Assicurazione, che è una nostra compagnia che ci fa da sponsor. Perché? Perché siamo riusciti ad ottenere degli sconti di listino, logico che poi ognuno si discute la sua, io dico sempre, non vendiamo questo tipo di servizio, poi discutetevelo, nel senso valutatevelo voi, struttura per struttura, situazione per situazione. In questo caso con Generale abbiamo ottenuto un grosso sconto e abbiamo anche la possibilità di avere un supporto formativo, perché io sono quella che chiede sempre, no? Quindi non mi basta quello, ti chiedo qualcosa in più, come al GAL ti chiedo la collaborazione, ci siamo seduti al tavolino, torneremo a sederci al tavolino, abbiamo degli altri appuntamenti fissati proprio per definire queste cose. Al Comune di Lecce gli ho triturato le scatole, non so, assessore testimone, sono stata piuttosto insistente, mettiamola così. Quindi anche lì abbiamo chiesto qualcosa in più e in generale ci ha dato questa opportunità di un supporto che è piuttosto importante nel momento in cui andremo ad organizzare poi tutte queste attività extra, perché un'attività fuori dalla struttura ha bisogno, ragazzi, di una copertura assicurativa e su quello dobbiamo stare tranquilli. Quindi abbiamo chiesto a loro di farci una proposta su quelle che saranno tutte le attività che noi andremo a fare con i turisti, con gli ospiti. Perché, ripeto, nel momento in cui ti prendi la responsabilità di gestire un ospite per un giorno, due giorni, quattro giorni, una settimana dentro e fuori la struttura, dobbiamo essere tranquilli che qualsiasi cosa debba succedere, noi non corriamo alcun tipo di rischio. Io passo un attimo la parola a Mauro Cecere di Generali. E... grazie. Buonasera anche da parte mia, da parte di Generalità, che ringrazio la dottoressa Francesca Leone che ci dà questa opportunità questa sera,
insieme alla collega De Lorenzi Santi, che aveva preparato bellissima, bellissima presentazione di 2 ore. Per vostra sfortuna non avete modo di usufruirne questa sera, perché purtroppo è stata colpita da una tracheite acuta che insomma la mente capa presenza là, poi avrà modo insomma di recuperare. Però mi diceva la dottoressa Leone di avere insomma dei tempi un po' diciamo in linea con la scaletta, quindi cercherò di riuscire a fare tutto nell'arco di un'oretta. 10 minuti, sto scherzando. Allora, velocemente voglio presentare un pochettino il gruppo. Generali è sempre stata una compagnia conosciuta a livello nazionale, giornali, telegiornali ne parlano nel bene e nel male, poi chi ha avuto esperienze con noi, magari qualcuna positiva, qualcun'altra negativa, purtroppo nel nostro mondo è così. Io mi auguro che se ci sono state esperienze siano state tutte positive. Però velocemente qualche numero per farvi capire chi sono Generali nel mondo, perché poi parliamo di una compagnia tutta italiana, forse l'unica nel nostro diciamo paese ad esprimersi a livello internazionale con numeri importanti, ad essere comunque sempre e soltanto una compagnia italiana. Operiamo in circa 60 paesi nel mondo, quindi è un brand riconosciutissimo ovunque si va. Chi diciamo, ha avuto modo di viaggiare, è andato a migliaia nelle città importanti del mondo, ha potuto riconoscere il brand Generali nelle principali piazze o vie di queste città. Abbiamo circa 55 milioni di clienti al mondo, questo significa insomma che conduciamo anche da leader internazionali nel nostro settore, siamo un po' il benchmark in Italia per quanto riguarda il comparto assicurativo, con tutti questi altri numeri che adesso non sto qui a snocciolare per non annoiarvi. Detto questo, un'altra cosa importante quando si parla di prodotti assicurativi, come diceva la dottoressa Leone, è importante non soltanto perché per alcuni settori è diventato ormai un obbligo di legge, ma anche perché, visto tutti gli sforzi che vengono profusi, no, anche attraverso la collaborazione, la partnership con enti, con strutture dedicate al nostro territorio, che è un territorio che dal punto di vista diciamo, dell'economia turistica ha delle potenzialità che sono ancora da valutare e rivalutare, nel senso che non abbiamo ancora, secondo me, io non, l'accento mi tradisce veramente, non ho origini salentine, ma ho deciso per mia scelta di vivere nel Salento perché reputo che sia una delle più belle zone d'Italia e quindi ho fatto una scelta di vita, ho trasferito tutta la mia famiglia, i miei figli sono cresciuti qui. Posso dire che non vedo ancora appieno diciamo, il potenziale, non è sfruttato appieno, non è utilizzato appieno. Ci sono margini importanti. Per fare questo chiaramente ognuno di voi cercherà di efficientarsi e di far sì che lo sforzo profuso in tale attività imprenditoriale, familiare, come sia, debba portare in qualche modo a un miglioramento del proprio benessere e quello dei propri cari. E quando si parla di benessere, si parla di benessere anche di struttura economica, può essere una compagnia di assicurazioni, e prima praticamente abbiamo visto il grado di rating, che è un pochettino il termometro che utilizza l'unità finanziaria economica per dire se una compagine aziendale sta con la febbre, con poca febbre, o sta praticamente diciamo, con le flebbre. Nel nostro caso diciamo, viviamo in un paese dove un po' per situazioni politiche, un po' per situazioni legate a un andamento diciamo, economico mondiale che da qualche anno insomma, ha preso un determinato trend, abbiamo un rating diciamo, che non è dei migliori a livello Italia. Generali Italia da questo punto di vista presenta un rating in termini di solvibilità importante perché è addirittura superiore a quello dello Stato italiano e rappresenta oggi anche in termini di indici di solvibilità una delle primarie compagnie nel settore assicurativo come percentuale. Questo per dire che di dove un nostro partner decide di portare avanti un rapporto commerciale con noi lo fa praticamente con una struttura che è estremamente solvibile. Detto questo passo diciamo, all'ultimo aspetto, però quello più importante per il quale siamo qui questa sera, quello di evidenziare che attraverso l'incontro avuto appunto con la situazione
gruppo B&B Salento, è nata questo accordo convenzione che siamo riusciti a mettere su, coinvolgendo un po' i nostri rami che si occupano sostanzialmente di creare i prodotti adatti per chi opera nel comparto turistico, e abbiamo tra virgolette stilato un po' quelle che secondo noi sono le soluzioni ad hoc per chi fa il nostro lavoro, che sono sostanzialmente in generale sei a casa al completo con il commercio plus. Adesso il nome in sé per sé non dà indicazioni, però posso garantire che sono delle strutture di prodotto che più si avvicinano un pochettino a quello che è la vostra attività, che più possono tra virgolette contribuire a quella serenità alla quale veramente ambisce chiunque fa un'attività imprenditoriale, perché sappiamo bene che oggi come oggi fare gli imprenditori purtroppo insomma non sempre è un'attività che lascia pienamente sereno, ci sono tante problematiche, tante criticità, la passione, la voglia, tutto questo fa sì che insomma andiamo avanti e riusciamo anche a ottenere dei risultati straordinari. Noi vorremmo contribuire a far sì che questi risultati straordinari diano ancora un maggiore benessere attraverso una tutela che ricade a questo punto su chi fa impresa, su chi sostanzialmente mette in condizione quelle persone che ci vengono a trovare di godersi un momento indimenticabile, portare dietro con sé nel loro paese d'origine un bellissimo ricordo, ma nello stesso tempo permettere a chi da tutto questo di stare estremamente tranquilli e sereni attraverso delle coperture assicurative che serviranno, chiaramente non sto qui a snocciolare, ma avrete modo con la collega Anna De Polenzis, per chi avrà voglia di farlo, di approfondire queste tematiche qui, vedere un pochettino calando anche la soluzione sulle specifiche esigenze, perché magari non sono tutte uguali, chi in un modo o in un altro possono essere modulate a secondo delle esigenze. Vi posso garantire che sono delle soluzioni che hanno un impatto economico estremamente trascurabile, questo ve lo posso garantire. Detto questo, termino sostanzialmente con questa slide che raccoglie un pochettino l'hashtag che ha lanciato qualche mese fa il nostro amministratore delegato, l'ingegner Marco Cesare, che alla comunità economica finanziaria ha espresso il desiderio di far sì che nei prossimi anni generare sia sempre di più partner di vita dei nostri clienti. Partner di vita perché deve essere una partnership che vede entrambe le parti, diciamo, attive sul far sì di poter insieme traguardare i propri obiettivi, gli obiettivi comuni. A tal proposito, nella stessa sede è stato, diciamo, menzionato un aspetto che io qui voglio sottolineare, perché rappresentiamo un territorio dove molto spesso io mi trovo a confrontarmi con dei giovani, magari dei giovani brillanti appena laureati, dove quando chiedo beh nel tuo futuro che cosa hai pensato di fare, molti mi dicono io penso di andare da qui, perché alla domanda perché, insomma, molto spesso mi dicono perché voglio andare a cogliere delle opportunità altrove. Beh, io posso oggi affermare con orgoglio, per la verità, che le opportunità esistono anche qui, molti di voi le hanno colte, continuano a cogliere. Noi vorremmo contribuire nel nostro piccolo a far cogliere a qualcun altro delle opportunità importanti, perché Generali sta portando avanti un progetto importante a livello nazionale, è stato detto alla comunità finanziaria internazionale che faranno 1200 assunzioni sul territorio nazionale, quindi noi stiamo cercando attraverso delle selezioni che andremo a fare nei prossimi mesi di trovare giovani brillanti che possono eventualmente far parte del nostro gruppo. Quindi anche questo, diciamo, è un tassello in più che volevo mettere a disposizione da fattor comune di tutti voi. Ringrazio di nuovo per l'invito la dottoressa Francesca Leone, ringrazio veramente voi che avete avuto la pazienza di ascoltare. Grazie. Allora, aggiungo un'altra cosa, già che siamo pratici, se qualcuno di voi è interessato poi o ha idea di lasciare un curriculum per Generali, lo può poi lasciare in postazione da parte. Detto questo, andiamo avanti un attimino, perché noi abbiamo remontato
tra le nostre varie convenzioni, l'attività che andiamo a fare, uno studio il dottor Simone, che è uno studio di un commercialista. Perché diciamo questo? A che ci serve? Ci serve per fare tutta una serie di cose, perché molte strutture o molte persone che hanno intenzione e idea di fare attività ricettiva non sanno a chi rivolgersi o comunque non sanno da che parte iniziare. Noi abbiamo molti associati che ancora devono aprire una struttura ricettiva, che si sono rivolti a noi per chiedere da che parte devo cominciare o come si fa, perché, ripeto, molti hanno l'idea sbagliata che fare ricettività extra alberghiera sia un passatempo. Non è un passatempo, è un lavoro, è un impegno. E io dico sempre, se hai questa voglia dentro di te, cioè della serie, come ha detto prima il dottor Cesare, che vuoi fare da grande, se tu hai voglia di fare ricettività turistica, lo devi avere nel cuore, e un salentino difficilmente non ha questa caratteristica. Dopodiché devi imparare a fare il lavoro in maniera professionale, altrimenti fai un'altra cosa. Io lo dico sempre, altrimenti affittate a studenti, perché l'alternativa è quella. Il lavoro c'è, le opportunità ci sono, il territorio è grande, se siamo bravi e ci impegniamo, soprattutto dobbiamo essere professionali e impegnarci nel fare questo tipo di attività, perché è un'attività che ti porta via del tempo, te ne porta via tanto, ed è importante che comunque tu abbia il supporto giusto, essere seguito dalle persone giuste, perché a volte ti trovi, perché anche le amministrazioni a volte no, su determinate cose non sono strutturate. Il comune di Rizzanello non c'ha un assessore al turismo, ma il comune di Rizzanello è piccolo. Il comune di Lecce c'aveva un assessore al turismo, ma non è capace, perché non conosce il mestiere. Non sto facendo, ripeto, non è politica la nostra, è proprio rilevazione di quella che è la situazione effettiva attuale. Il centro di informazione turistica che è qua dietro, che è effettivamente chiuso, non è colpa del comune, perché magari il comune non ha la risorsa per poterlo impiegare. Anche lì, i portali del comune, che dovrebbero avere per legge dei elenchi delle strutture ricettive regolarmente registrate, non sono aggiornati. Perché? Perché sicuramente i soldi è meglio che li spendano per chiudere le buche piuttosto che per aggiornare una situazione del genere, ma è giusto che sia così, perché è normale, perché la situazione è questa. Quindi io dico questo, qual è la situazione questa? Certo, va bene, d'accordo, prendiamone atto, cerchiamo di andare avanti, andare oltre. Allora, lo studio del dottor Simone, che tra l'altro ci ospita, io dico sempre ci ospita in maniera gratuita, la nostra è un'associazione, non ci paga nessuno. Quindi quello che facciamo noi è a titolo gratuito e lo facciamo semplicemente perché teniamo ancora il territorio. Io guadagno dalla vendita delle mie stanze, non guadagno da questo tipo di attività, perché tra l'altro la nostra quota associativa è ridicola, quindi non ci facciamo ricchi. Però quello che facciamo noi è questo, cioè l'idea, la voglia di portare avanti il territorio. Perché? Perché se lo facciamo bene in 2, in 3, in 4, se lo facciamo bene in 10, in 100, sicuramente è meglio per quei 2, 3 che hanno iniziato. Quello è il discorso, avere questo tipo di visione. Io quando mi hanno chiesto, avevo 12 anni, che vuoi fare da grande, io ho detto io voglio rimanere a casa. E nonostante tutto, nonostante l'opportunità, l'età, quello che volete, di studiare fuori, tutto quello che volete, io sono rimasta a casa mia, perché io ci credo, perché questo è logico che per mia figlia magari spero che vada da qualche altra parte, no? Magari. Però questa è la mia scelta, io sono rimasta a casa, ci credo in quello che è questo territorio, e come dicono in molti, meglio fare la mano a casa propria che da un'altra parte. L'idea è proprio questa, quindi io adesso passo la parola al dottor Simone un attimino per quelle che sono le attività che facciamo in convenzione con lui, che è dalla semplice apertura di una scia, che molti non sanno neanche che bisogna fare, a poi tutte le altre attività. Perché? Perché che cosa facciamo? Quando si presenta una richiesta, uno studio di fattibilità per quello che può essere un finanziamento, lo valutiamo insieme, chi per il suo, perché ripeto, noi come associazione non facciamo né amministrativa né fiscale. Noi ci andiamo a prendere dei consulenti esterni, li prendiamo in convenzione, mi serve un'assicurazione, mi prendo un'assicurazione in convenzione, mi serve un commercialista, mi prendo un commercialista in convenzione che si occupi di quello che è il mio territorio, di quelle che sono le mie esigenze, di quello che è l'aspetto della mia attività, che è diversa da quella di un ristorante, che non è la stessa cosa di quella di un albergo. Noi siamo una cosa a sé, una cosa a parte.
noi viaggiamo su un regolamento regionale a parte, diverso, e quindi viaggiamo in maniera diversa ed è importante che chi ci segue sia formato in questa direzione. Allora, non mi dilungo perché poi a me toccherà la fine. Grazie. Grazie a te, Francesca. Io volevo riprendere un attimo però l'accenno che ha fatto l'assessore Giovannino, che ha detto una cosa che vorrei riprendere riguardo a quello che è la possibilità che hanno i comuni di incidere nel territorio che vorremmo. Io ho avuto un'esperienza di 6 anni, dal 2008, di revisione contabile di un comune che io ritengo ingestibile, letteralmente ingestibile. Questo comune ha 10.000 abitanti, sparsi su 700 abitanti. Quindi ha 10.000, entrati 10.000 abitanti, le spese 700 abitanti, stiamo parlando di Ermole. Un comune letteralmente ingestibile, un comune piccolo, a cui accennava lei, assessore, che lei diceva giustamente, i comuni piccoli hanno delle particolarità. La particolarità di Ermole qual era? La particolarità di Ermole era quella di avere il bilancio comunale si consta di due parti, la parte corrente e la parte in conto capitale, e pertanto aveva la parte in conto capitale con un avanzo che non riuscivano a spendere. All'epoca dovevamo fare la zona artigianale, la zona industriale, non riuscivano a farla, cioè non riuscivano a spendere i soldi, avevano questo surplus e non riuscivano letteralmente, per vincoli urbanistici, vincoli a trappola, nemmeno a impiegare, quindi era un avanzo. La parte corrente invece, diceva l'ottimo sindaco dell'ora Pedaci, dicevo, caro sindaco, tu devi fare una bella cosa. Quando vai a ritirare i rifiuti soli urbani, all'epoca non c'era ancora la raccolta porta a porta, fai una cosa, li porti in discarica e il comune lo chiudi. Perché non ti rimane una lira. Cioè una volta che hai spartito i rifiuti, hai finito. Questo andava a spiegare al buon Pedaci che trascurava la sua professione, la sua attività, per fare il sindaco a titolo gratuito. Perché queste cose vanno anche dette, molto spesso gli amministratori dei piccoli comuni, insomma, così come erano del B&B, dei semplici volontari, tutti pensano che facciano chissà che cosa, io ho testimonianza che l'intera giunta operava a titolo con dei rimborsi spese veramente modici e gratuiti. A Lecce, in precedenza invece, ho avuto un'esperienza con il presidente della commissione bilancio. All'epoca avevo il sindaco, il gran parlamentare europeo. Bene, la situazione era ancora più accentuata. Ancora di più c'era questa divisione tra la parte corrente e la parte in conto capitale bilancio, perché col sindaco che avevamo, e che adesso si sta ripresentando, vabbè, abbiamo fatto Urban, abbiamo fatto la tangenziale est, abbiamo fatto opere faraoniche, abbiamo fatto del buon lavoro, secondo me abbiamo fatto un lavoro ottimo. Quello è stato forse probabilmente la giunta che veramente ha cambiato la città. Bene, anche lì la parte corrente non si poteva gestire. E quindi il paradosso era che facevamo la tangenziale est, ma non avevamo i soldi per coprire le buche delle strade. E questo quindi naturalmente rimane, anche perché come l'esercito noi abbiamo dei vincoli, dei patti, dei limiti sulla parte corrente, sulla parte in conto capitale non ci sono, e pertanto andavamo a soffrire sulla manutenzione ordinaria e poi magari facevamo le tangenziali. Quindi questo sono cose che chiaramente adesso non è che voglio prendere, come dire, le parti di un amministratore, però non è semplice, non è veramente semplice incidere sul territorio così come i cittadini si aspetterebbero, perché poi si subentra in situazioni veramente talmente complicate, talmente paradossali, per cui veramente spiegare con queste cose la cittadinanza o un corpo elettorale diventa veramente estremamente complicato. E le strade non si possono fare, sì, le strade è proprio una cosa veramente. Sì, ma è una cosa, guardi, che eravamo noi che dicevamo al sindaco, non le puoi fare, non dire alla gente che le fai, perché non le fai, non è vero che le fai, a meno che non ti metti a fare multe. Per cui sono andato a Velox sulla Lecce del Dugno, alla curva per la Diodolese Mapriterra, e ogni volta prevedeva 100 milioni, non ricordo, sì, erano già 100.000 euro di multe, poi non faceva mai. Oltretutto la mia era quella di farla, non è ai carbonesi, ma è a quelli di passaggio. Sì, ti tengo in te, scusa Francesca. No, con Fabrizio, visto che ci sono ospiti a casa sua. Come più correlato. Allora, riguardo a quelle che sono appunto le strutture di Salento, le possibilità che abbiamo appunto di seguire con finanziamenti agevolati, fondamentalmente con quelle che sono agevolazioni a fondo perdute, ho una buona notizia e due brutte.
La buona notizia è quella che ha già dato Francesco, cioè che c'è la possibilità chiaramente di accedere attraverso il via Salento in maniera autonoma, in maniera condizionata a tutta una serie di servizi, comprende anche la possibilità di aprire l'attività e anche di fare degli studi di fattibilità riguardo a quelli che sono piani di finanziamento agevolati, anche con erogazioni di contributi a fondo perduto. La brutta notizia è che in questo momento noi nel vostro settore non abbiamo strumenti per le imprese esistenti. Cioè in pratica i finanziamenti a fondo perduto in questo momento sono tutti concentrati dalla creazione di nuove aziende. Creazione di nuove aziende in quanto la finalità di questi finanziamenti non è quella di finanziare appunto attività esistenti, ma quella di creare posti di lavoro, quella di creare nuove iniziative produttive. Si tratta di iniziative che sono sviluppate dalla Regione Puglia attraverso lo strumento NIDI, che molti di voi sicuramente conosceranno, e attraverso i vari strumenti messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico e attraverso la società partecipata in Italia. Noi ci concentriamo molto spesso su quelle che sono le possibilità fornite dalla Regione Puglia, in quanto abbiamo degli strumenti per la verità che funzionano abbastanza bene e che da questo punto di vista ci hanno dato dei risultati molto migliori rispetto a quelli di origine ministeriale. L'altra brutta notizia è che quando parliamo di creazione di aziende, che non so che sono fondamentalmente create da una serie di beni e di servizi che non riguardano soltanto le strutturazioni di immobili. Molto spesso vengono qui nel mio studio persone che vi dicono: io devo strutturare l'immobile. Ecco, ci sono dei limiti molto rigidi per quanto riguarda queste possibilità di intervenire direttamente sull'immobile con spese di strutturazione. Nel momento in cui si creano queste imprese, queste aziende, si devono creare considerando un importo massimo del 30% di quello che è l'importo di cui si chiede il finanziamento per le strutturazioni di immobili. Tutto il resto deve essere utilizzato o richiesto per altri tipi di interventi. Penso a suppellettili, programmi informatici, spese anche di carattere corrente, come adesso vedremo molto rapidamente più nel dettaglio. Io mi soffermerei, se questi siete d'accordo, in particolare su quello che è lo strumento che utilizziamo di più, che è appunto NIMI, sta per nuove iniziative di impresa, ed è il fondo creato dalla Regione Puglia appunto per creare queste nuove imprese. È rivolto a giovani con età tra 18 e 35 anni e a donne che abbiano un'età superiore ai 18 anni. Quindi, per quanto riguarda le donne, questa è una particolarità della Regione Puglia, c'è la possibilità anche di ottenere e di chiedere questo intervento, questo finanziamento, anche se si superano i 35 anni, cosa che a livello nazionale non è, perché per quanto riguarda in Italia il limite 18-35 anni vale anche per le donne. Per quanto riguarda la Regione Puglia, con NIDI riesce a superare anche questo limite. Si deve trattare di microimprese, ma questo nel vostro settore non è un problema, perché le strutture di incentivo per dire rientrano quasi tutte, anzi sicuramente tutte, nella definizione di microimprese. C'è la possibilità di chiedere appunto di fare uno studio di fattibilità, appunto chiedere un intervento per avviare un'impresa con investimenti fino a 50.000 euro, ottenendo il 100% del finanziamento. 100% del finanziamento è dire scusa. Meglio precisarlo, l'IVA va sempre messa a parte, i soldi dell'IVA bisogna averli. In questo caso il 50% del 100% è a fondo perduto e l'altro 50% può essere restituito in un prestito che attualmente sconta un tasso 60 mesi, quindi 5 anni, 0,17% attualmente. Si tratta di un tasso variabile che potrebbe risentire di qualche variazione. Attualmente siamo allo 0,17%, che è un tasso di riferimento dell'Unione Europea. Attualmente è questo. Per quanto riguarda invece la possibilità di chiedere importi superiori, c'è la possibilità anche di chiedere importi tra 50 e 100.000 euro, in questo caso però il finanziamento deve salvare il 90%, sempre metà fondo perduto e metà finanziario da restituire, insomma. E poi invece, se andiamo allo scaglione 100-150.000 euro, l'agevolazione parte all'80%, sempre metà e metà. Quindi in questo caso, oltre all'IVA, ci sarebbe da prevedere un autofinanziamento di circa il 20% di quelle che sono le spese ammissibili.
Cosa mi si dice? Ripeto, ribadisco, visto che è un caso che mi viene spesso riportato, non possono essere previste per oltre il 30% di strutturazioni mobili. Strutturazioni mobili significa anche porte, significa anche tutto ciò che si rimane in qualche modo affisso all'immobile, anche i condizionatori, anche le pompe di calore, anche quello che rientra nel limite del 30%. Pertanto a questo punto di vista teniamo presente che abbiamo dei limiti molto forti, perché lo scopo è quello di creare un'impresa e non quello appunto di intervenire in maniera particolare sull'immobile. Questo naturalmente, come diceva Francesca, è soltanto un accenno, quindi non mi dilungo su altri strumenti che naturalmente possono essere eventualmente visti ed eventualmente anche adattati ad ogni singola esigenza. L'invito è sempre lo stesso, quello di venirci a trovare, vi presento uno, Lecce, venite a trovare Francesca, venite a trovare me, prendete un appunto, dice Francesca, per constatare, per vedere quelle che possono essere le esigenze di ciascuno di voi. Io mi sono soffermato sulle nuove iniziative di impresa, perché sono quelle agevolabili a fondo perduto. Questo non significa che non ci possono essere problematiche che possono trovare soluzione anche per le imprese esistenti, sia a livello finanziario, sia a livello fiscale, sia a livello di quelli che sono gli adempimenti burocratici e non. Vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto in via Casertuna a Lecce, vi aspettiamo, anzi, e ripasso, spero che l'assessore mi offra un caffè, come finiamo l'intervento, visto che, come dire, ho perorato la sua causa, spero in maniera... Siamo sulla stessa parte, perfetto. Tutti senza la vita, perfetto, grazie. Allora, mi riallaccio all'accenno che hai fatto all'inizio. Noi che cosa facciamo? Noi come gruppo Via Risalento facciamo una serie di attività, e sono attività di base che riguardano la quota associativa annuale che andiamo a richiedere, che ripeto, vi dico, la per quest'anno sono 30 euro. E nell'attività di base ogni associato ha diritto a partecipare alle attività che rivolgiamo solo ed esclusivamente agli associati. Quali sono queste attività? Le attività che rivolgiamo solo agli associati sono intanto l'attività di formazione. Noi facciamo incontri formativi, cerchiamo di farli una volta a settimana, dove andiamo ad analizzare una serie di aspetti, una serie di situazioni e di problematiche. Dopodiché, oltre a questo, andiamo a fare un sopralluogo sulla struttura quando ci viene richiesto, per vedere qual è e dare comunque dei suggerimenti sulla fattibilità e la vendibilità della struttura in sé. Queste sono, diciamo, le cose. Logicamente si è sempre comunque disponibile, escluso il sabato e la domenica cortesemente, a rispondere a qualsiasi tipo di esigenza impellente, importante o anche relativa. Cose che facciamo? Abbiamo tutta una serie di situazioni in convenzione che ci danno la possibilità di lavorare e di aggiungere qualcosa a quello che riusciamo a fatturare e ottimizzare la nostra struttura. Noi abbiamo diverse convenzioni, abbiamo una convenzione per esempio con l'Infocont di Lecce, che ci passa il provvigionale su quelle che sono le attività che andiamo a vendere o a suggerire all'ospite. Anche lì stiamo lavorando su delle attività da pacchettizzare, cioè da inserire all'interno dei nostri pacchetti di soggiorno. Abbiamo convenzioni, stiamo cercando di chiudere la convenzione con Unito Balneare, perché abbiamo questo tipo di esigenza. Quello che andiamo a fare è comunque andare a condividere le esperienze personali di ognuno di noi. È un'associazione, ragazzi, quindi non significa chiedere e ottenere qualcosa dall'associazione, significa partecipare all'attività associativa. Quindi il contributo di ognuno di voi è sempre ben accetto. È logico che ci sono delle linee guida dell'associazione, quindi sono quelle che noi andiamo a seguire. Però io ultimamente ho avuto il supporto di diversi associati, chi in un modo, chi in un altro, chi comunque per quelli che sono i loro tempi e la loro disponibilità. E sono interventi, sono supporti importanti. Perché, ripeto, da soli non si va da nessuna parte, da soli non si riesce a fare tutto. E quindi adesso abbiamo per esempio, dove Alessia si è nascosta, un direttore commerciale, che è Alessia Giorgino, che ci dà il suo supporto in base alla sua professionalità. E Marco, per esempio, lo sto sfruttando nella zona di Nardò per andare a prendere determinate convenzioni. Per dire, Roberta l'altro giorno mi ha mandato un contatto. Noi lavoriamo in questo modo. Ho chiesto l'altra volta a Maria se mi distribuiva dei volantini. Noi facciamo questo tipo di cose, le facciamo logicamente a titolo gratuito.
Quello che poi facciamo ed è molto importante è la formazione, perché ripeto di nuovo formazione? Perché? Perché a prescindere da quelle che sono le conoscenze di base di ognuno di noi, noi andiamo a formare delle figure. Giulia che all'ingresso è una ragazza che abbiamo preso in alternanza scuola lavoro, i ragazzi di alternanza vengono formati e poi chi ha l'esigenza, chi ha voglia di prendere questi ragazzi in struttura, prende delle figure già un minimo formate, perché lo sapete meglio di me, usciti da scuola i ragazzi non sanno fare niente. Adesso stiamo preparando un progetto per quello che è un campo estivo, stiamo prendendo i ragazzi in alternanza, li dobbiamo formare per 15 giorni di campo estivo. Ma quello che noi andiamo a fare sul campo estivo è qualcosa di replicabile e ripetibile su tutte le strutture che sono dimensionate per poter accogliere questo tipo di persone, questo tipo di situazioni. Perché? Perché noi non facciamo solo ricettività turistica, perché dobbiamo lavorare tutto l'anno e quindi se io mi organizzo un'attività per l'accoglienza dei bambini, posso lavorare in situazioni similari durante l'anno se la mia struttura lo permette e posso comunque fare un'accoglienza familiare al top durante il periodo estivo. Se io ho un'accoglienza familiare con un mini club, le strutture associate che possono usufruire di questo, logicamente a pagamento, ragazzi, si parla comunque di servizi a pagamento, hanno la possibilità di avere anche loro un'accoglienza di livello in spazi che non hanno disponibili. Quindi se io per esempio a casa mia non ho uno spazio, però mi sono organizzata su un'altra struttura una settimana in un campo scuola, se io ho degli ospiti posso proporre questa stessa situazione, ma non solo su ospiti presenti, io me la vendo su ospiti futuri. Perché? Perché se c'è una situazione di questo tipo, io posso andare a fare pacchetti familiari dove ti dico, genitore, i tuoi figli li prendo io la mattina di 4 ore, 2 ore, 3 ore, 6 ore, quelle che sono, e tu ti fai la tua vacanza e propongo un percorso per adulti e un percorso per ragazzi. E in questo modo me li gestisco. Io ho un laboratorio di cucina, perfetto, lo faccio su una struttura, lo vendo sulle altre strutture. Anche lì tutte le strutture possono coinvigionare perché noi partiamo da dei prezzi di base che prima poi si può rivendere come vuole. Se io l'ho programmato, se io ho calendarizzato, io riesco ad accogliere degli ospiti che sono interessati a fare questo tipo di esperienza, la metto in un pacchetto, invece di vendere una notte mi vendo magari due notti con una cena e un laboratorio di cucina. In questo modo mi posso vendere anche un altro tipo di esperienza. Se io ho una struttura che riesce a farmi una cena, un happy hour, una serata, un restaurant, chiamatelo come volete, io mi sto vendendo il pernotto, mi sto vendendo un'esperienza, magari una pizzica, magari una fisellata, dopodiché il giorno dopo ti tengo i figli e a te genitore li mando a fare un giro, che ne so, alla cava di Bauxite piuttosto che in spiaggia, a Loga, a fare i tuffi dove i tuoi figli non li puoi portare e i tuoi figli li trattengo su un'altra struttura a fare un'altra cosa. Quindi se noi riusciamo a gestire e organizzare tutta questa serie di servizi che vengono distribuiti per le strutture e tutte le strutture associate possono avere accesso a questo tipo di situazioni, riusciamo a vendere delle esperienze di soggiorno. Se siamo bravi a programmare queste esperienze di soggiorno, e qui per questo mi serve l'aiuto poi di queste figure, se siamo bravi a programmare queste esperienze di soggiorno, io oggi mi vendo a novembre e mi vendo San Nicola e mi vendo a un mercato estero dove a novembre ci sono meno 10 gradi, meno 20 gradi, qui da noi ci sono 15 gradi, loro vogliono di caldo e va bene così, quindi io mi vado a vendere poi pacchetti di gruppo. Quello che noi abbiamo chiesto al grado sono dei percorsi su multipli di 8 persone. Perché? Perché una struttura ricettiva con 3 camere, 8 persone me le gestisce. Un noleggio con conducente, 8 persone me li gestisce. In questo modo io mi vado a prendere l'ospite a Bari, perché a Bari arriva, ragazzi, parliamoci piano, lo porto qui, lo gestisco per una settimana all'interno di una struttura o di più strutture, a seconda come deve essere sistemato, dopodiché gli ho fatto fare un'esperienza completa, lo porto indietro, ma io mi sono venduta una settimana a novembre, che scusatemi, quando mai la vendo una settimana a novembre? Anche lì ho fatto un'esperienza fuori da un centro urbano, ho fatto un'esperienza particolare, un'esperienza diversa che poi mi porterà dei risultati completamente diversi. Quando io ho una settimana a novembre e poi, non lo so, parliamo da adesso, siamo già a marzo, ad aprile, da aprile a giugno mi posso vendere tranquillamente il weekend portando la gente in spiaggia,
perché le spiagge sono attive, sono aperte e non solo in questo periodo, hanno poco afflusso. Quindi se io mi organizzo, facciamo finta un gruppo che viene dall'Olanda e me lo porto il fine settimana a mare, magari non si farà il bagno, però comunque andrà a spendere qualcosa. Dopodiché ti faccio fare qualcosa, sono due giorni soltanto, non stiamo parlando di grandi cose. Questo perché poi? Perché comunque devo fare i conti con i voli, quindi devo fare i conti con i trasferimenti internazionali, quindi quelli sono e quelli devo rispettare. Però in questo modo mi vado a lavorare con un tour operator straniero, magari tedesco, che mi dà la possibilità di gestire questi numeri. Sono gruppi di 8, perfetto, io posso riempire 5 strutture. 8 strutture, perché? Perché il tour operator lavora con gruppi che vanno dalle 20 alle 80 persone. Se qualcuno viene da me e oggi mi dice Francesca devo ospitare 30 persone, io oggi 30 persone riesco a collocarle, riesco a sistemarle perché le strutture ci sono. Il fatto che una struttura sia lontana dalla mia a 10, 12 km, 20 km, 30 km per un ospite straniero non è importante, non gli interessa proprio niente. Sta a me poi fargli fare il giro, magari attraverso le campagne, attraverso un percorso diverso, perché non ti faccio vedere qualcosa di noioso o di poco interessante. Però allora non interessa, e a maggior ragione io riesco a gestire dei gruppi diversi perché vado a lavorare su un target completamente diverso. Non mi vado a piangere le 20, le 50, le 30 euro a notte. Io sto lavorando con situazioni completamente diverse, andrò a lavorare su un target diverso perché io do un servizio diverso. Io non sto vendendo lenzuola, è quello che ripeto sempre, io non vendo lenzuola. Gruppo B&B Salento non vende lenzuola, noi non facciamo booking, noi facciamo rete, facciamo rappresentanza davanti alle istituzioni e facciamo attività di coordinamento, questo facciamo, non facciamo booking. È logico che poi dopo tra di noi, se ci sono degli eccessi, cioè, li condividiamo. Francesco, è da sistemare una coppia che non ci ho posto, perfetto, di che cosa ha bisogno questo? Ok, allora c'è la comunicazione tra di noi, ma questa è l'ultima cosa, non è la cosa importante. Noi abbiamo, tenete conto che siamo arrivati a cos'era, aprile 2017, esistiamo da molto poco tempo. L'idea è, vado velocissima, l'istituzione di stiamo lavorando su questa attività di sito. Il sito sarà strutturato con attività di P&B, attività di affitte camere, attività di location, case vacanze, servizi, dove per noi i servizi sono i pacchetti di viaggio, che esperienze di soggiorno, e andremo a puntare soprattutto su delle tipologie di esperienze di soggiorno. Questo sito prevede attività di incoming e quindi di prenotazione diretta. Perché? Perché molti di noi non hanno un sito, o se ce l'hanno non lo possono gestire perché non abbiamo le risorse e il tempo per andare a indicizzarsi un sito in maniera efficace. In più non abbiamo la possibilità magari di gestire un channel manager. Perché? Perché ha dei costi che per una struttura piccola non sono sostenibili. In questo modo facciamo attività di rete, lavoriamo insieme e ci spartiamo la dolore, come dico sempre io. Altra cosa, vado veloce. Siamo stati alla Bit di Milano e siamo tornati in lacrime. Siamo andati a spese nostre, non ci ha pagato nessuno, non abbiamo neanche cercato uno sponsor, da dirvi la verità. Alla Bit di Milano abbiamo visto che tutto il Salento non era rappresentato in nessun modo, nonostante abbiamo un assessore regionale che vive a Lecce. Ci siamo, la Capone c'era ma non ha parlato del Salento, non c'è stato un intervento sul territorio nostro. Sono arrivati fino a Taranto, hanno parlato di Bari, sono stati Gargano, Valle d'Itria, tutto quello che volete, non c'è stato un unico intervento. Siamo grati, e lo ripeto sempre, lavoriamo molto bene col comune di Nardò, perché dal giunta nuova c'è un assessore al turismo, che è un assessore giovane, che è venuta anche lei in visita e si è pagata anche lei il biglietto, perché quando ci credi in una cosa non fa niente, se non ti coprono le spese la fai lo stesso, ed è stato l'unico intervento insieme all'assessore di Melendugno sul territorio del Salentino. Ripeto, visto che la situazione è questa, ci pensiamo noi. Noi abbiamo cercato un incontro con la Regione Puglia, ci è stato risposto che la nostra figura non è riconosciuta,
Noi siamo un'associazione regolarmente registrata, però nel piano strategico del turismo della Regione Puglia, associazioni di categoria non sono previste e abbiamo chiesto se cortesemente ci danno un ruolo e ci danno un'indicazione, ci dicono come dobbiamo andare a lavorare, come possiamo interagire con la Regione. Visto che ad oggi ancora non c'è una soluzione, noi andiamo a chiedere ai comuni. I comuni ci riconoscono, i comuni lavorano con noi, gli assessori sono disponibili, andiamo in quei comuni dove ci ascoltano, dove possiamo avere un dialogo. Per questo ripeto, siamo a Lizzanello, saremo a San Pietro in Lama, a Nantò abbiamo fatto casa, andiamo a Trepuzzi siamo molto spesso perché c'è anche la sede del GAL, quindi comunque lavoriamo lì dove ci sono degli spazi per lavorare, invece di lasciarci la testa diciamo ok, andiamo avanti, andiamo a lavorare. Alla DTM siamo stati, abbiamo preso dei contatti importanti e sono dei contatti che ci danno la possibilità poi di andare a lavorare su dei target diversi. Noi andremo a certificare le nostre strutture, chi vuole essere certificato per l'accoglienza DALLA, che vuol dire musulmani, per andare a lavorare su un target straniero, per andare a lavorare su una fascia di mercato diversa, particolare, che porta molti soldi ragazzi, perché gente intanto gira il gruppo. In più hanno una capacità di spesa diversa da quella alla quale siamo abituati noi e vogliono fare esperienze sul territorio ed esperienze particolari anche lì. Poi abbiamo preso un altro contatto con Tullio Pereto che lavora in Bulgaria, stiamo preparando un pacchetto di soggiorno per loro, abbiamo un altro contatto con Tullio Pereto cinese che ha detto che se non abbiamo la certificazione LAL non ci considera perché loro hanno la maggior parte dei cinesi che si spostano sono musulmani, quindi ripeto, non sono cose straordinarie, va bene così. Stiamo lavorando sull'accoglienza filo, perché? Perché se tu tratti un africano come un ospite, non è un disturbo, non è un fastidio, ma è un'opportunità di guadagno. E quindi stiamo lavorando anche su quello, cioè abbiamo delle strutture che fanno accoglienza filo, sono targetizzate per quello, ci manca il balneare, prima o poi lo troviamo. Quindi noi andiamo a lavorare soprattutto su target di riferimento, su target particolari, perché? Perché quelli ci portano una redditività diversa, perché noi dobbiamo andare a spenderci per poter guadagnare qualcosa, non per arrivare a pagare la bolletta. L'obiettivo nostro non è la sopravvivenza, l'obiettivo nostro è comunque avere riconosciuto lo sforzo che stiamo facendo, quindi noi dobbiamo guadagnarci qualcosa, non dobbiamo semplicemente riuscire a chiudere il mese. Quindi in virtù di questo noi andremo, stiamo facendo questi incontri che sono di approfondimento, di relazione, quindi andiamo a spiegare, a relazionare, gli associati quello che noi stiamo andando a fare durante tutto il tempo e facciamo questi incontri. Questa settimana l'abbiamo annullato in virtù di questo incontro qui, la settimana prossima riprendiamo, sempre ospiti dello studio del dottor Simone, gli scelchiamo la sala riunioni per incontrarci e ci incontriamo in genere il lunedì pomeriggio. Adesso abbiamo ridotto un po' solo gli incontri e quasi sempre il lunedì pomeriggio in tarda serata verso le 18:30. Perché vi dico questo? Perché è importante essere presenti, perché per sapere quello che stiamo facendo abbiamo due sistemi, due canali di comunicazione, gli incontri settimanali e le comunicazioni in broadcast su WhatsApp. Quindi io dico sempre, siete associati, un associato viene messo in lista broadcast, se non gli arrivano le comunicazioni, sono una che comunica tanto, che viene a dire le cose e deve ripetere all'infinito, se non gli arriva un messaggio mio vuol dire che c'è qualche problema sul mio contatto WhatsApp e quindi vi invito poi a verificarlo. E facciamo questo tipo di la comunicazione, la facciamo in questi due modi, che sono quelli più economici e più diretti, tanto per capirci. Ci sono dei problemi, una del telefono chiama e dice Francesca c'è un problema, mi stai antipatica. Va bene, non fa niente, passiamo oltre. Ripeto, qualsiasi tipo di problematica. Ora, abbiamo in programma un altro incontro come questo a San Pietro in Lama, la settimana prossima, giovedì 11, abbiamo un altro incontro che faremo a Trepuzzi il 9 di maggio e l'incontro di Trepuzzi è sulle varie opportunità, quindi su quelle che sono le esperienze, le storytelling di donne di successo, perché guarda caso la maggior parte sono donne che lavorano in questo settore, che comunque portano dei risultati a casa, sarà perché siamo più mamme, non lo so. E quindi andremo a, e continueremo a fare questa tipologia di incontri. È logico che noi vogliamo chiudere quelle che sono le esperienze formative
prima dell'inizio della stagione che è già iniziata, quindi l'obiettivo è di chiudere a giugno e faremo degli incontri mirati, diretti a quelle che sono i modi di comunicazione, a quella che è la modalità, perché ho notato una cosa, che la legge regionale dalla quale dipendiamo noi come strutture ricettive extra alberghiere morti non la conoscono, o comunque non la conoscono nel dettaglio, più tutte le varie variazioni che ci sono state, l'ultima modifica del 2017 con le varie modifiche. Inoltre abbiamo il decreto sicurezza attivato l'anno scorso a novembre, che in qualche modo interessa anche noi, anche le varie tipologie di attività, perché noi siamo B&B, affitta case, case vacanze, agriturismi e locazioni turistiche, che molti non sanno neanche cosa sono e come vengono gestite e come devono essere gestite. Un'altra cosa che stiamo facendo sono le convenzioni, le attività. Altra programmazione sono le altre idee, scusatemi, è quello, è un discorso di conoscenza del territorio. Stiamo andando a lavorare sulla realizzazione di alcune mappe semplici, perché Puglia Promozione non c'ha più, una linea mappa non ne stampa più. Ce la andiamo a rubare nei locali pubblici di quelle sono le attività commerciali che erano fatte. Io sono la prima. Quando esce la macchina di Salento in tasca, vado dal McDonald e faccio un basta, vado da Sensi e prendo le mappe che stanno sulla cassa. Facciamo così perché siamo ridotti a questo. Perfetto, abbiamo pensato che magari se ce ne facciamo una per conto nostro, di quelle veloci, semplici, può essere una soluzione, però deve essere comunque una mappa ben gestita. Perché? Perché non la dobbiamo sponsorizzare noi, perché un nostro ospite da noi è già arrivato, quindi io lo sforzo per farlo venire l'ho già fatto, deve essere sponsorizzata da attività di riferimento al quale l'ospite può avere interesse. L'obiettivo, per questo dico, le cose vengono fatte in un certo modo. A questo punto io mi fermo, vi invito a venire o comunque a dirlo ad altri nell'incontro che ci sarà giovedì prossimo a San Pietro in Lama. Per gli associati vi dico adesso che ci sarà un incontro dove parleremo di regolamentazione, di quella che è la regolamentazione regionale, perché quello che dice la Regione Puglia non lo dice la Regione Lazio, sul prossimo incontro, che sarà un po' più lungo sicuramente, e cercheremo di trovare il momento adatto. Spero possa essere la settimana prossima, perché voglio comunque l'intervento di qualcuno che possa essere d'aiuto a qualche dubbio, a qualche domanda che possiamo avere. Detto questo, non è successo niente. Sì, prego. Due parole sui finanziamenti del GAL, perché poi non abbiamo parlato di fatto. Noi abbiamo tre linee che probabilmente vi possono interessare. Uno, impropriamente detto B&B, ma non è solamente B&B, in possibilità di avere un finanziamento fino a 52.000 euro finanziato al 50% a fondo perduto, quindi parzialmente in competizione con B&B, se vogliamo. La differenza sostanziale che sul vostro finanziamento il 50% è comunque a fondo perduto, l'altra restante è una promessa di spesa che è molto diversa da quello che è lì. Per questo io vado a promuovere sempre l'attività del GAL, perché l'attività del GAL e il finanziamento del bando che aspettiamo l'approvazione è un po' diverso. Perché? Perché loro chiedono una promessa di spesa, non dicono fammi vedere i soldi che dovrai andare a spendere. Loro dicono impegnati a spendere questi soldi in 24 mesi. È logico che poi dopo, se non li spendete, li dovete restituire, ci mancherebbe. Però è diverso l'approccio. In più, il GAL sui finanziamenti prevede 10.000 euro in conto gestione. E sono soldi che vengono immediatamente resi disponibili e che voi potete spendere. Per questo il finanziamento... Sì, sui prima 10.000, sì. Ma sai perché dico questo? A prescindere che mi sono... seguita tutte le presentazioni e mi sono messa a studiare. Il territorio è questo, io sono a Lizzanello, quindi obiettivamente mi sono studiata un po'. Perdoni, forse esatto, il passaggio, oppure non sono molto preparato io. Attività di tipo quelle a cui fai riferimento tu, sono l'importo massimo ammissibile 52.000 euro. Il GAL ne dà la metà e l'altra metà ovviamente il beneficiario. E quindi noi diamo un anticipo del 50% sui nostri, quindi
27.000 euro, la differenza di livelli, metà di 27, vediamo subito, 50%, che esce, ci fate una fideiussione, iniziate a fare spese, iniziate a cambiare la porta, e quindi andate a montare la porta. È chiaro che man mano che cambiate gli infissi, il pavimento, ci mettete la porta a parte vostra e chiedete la parte a noi. In questo senso c'è una promessa di spesa da parte del beneficiario, ma non è che diamo dei soldi in conto gestione, non c'è conto gestione. No, allora, parlavo di 10.000 euro che vengono resi disponibili come prima tranche, poi il resto è avanzamento loro. Mi sono espressa male io. Allora, importo massimo ammissibile 52, metà della nostra metà, ne diamo il 50% subito a seguito di una fideiussione, quindi basta fare conto, un po' più di 10.000 euro. Man mano che si fa spesa, sta l'avanzamento, ci mette dalla parte vostra, non ci mettiamo la parte nostra, arriviamo alla fine. L'IVA chiaramente non la paghiamo, la pagate voi, perché comunque dovete tenere conto. Quindi su 50.000 euro dovete fare conto di averne 25, di averne nel futuro 25, di averne anche l'IVA, che se fate ristrutturazione al 10%, se acquistate l'arredo è al 22%. Non abbiamo vincoli, come dicevano i miti, al massimo il 30% dell'infrastruttura. Quello che noi chiediamo è che comunque alla fine l'intervento sia capace e deve essere funzionale. Per noi potete anche prendere i mobili della nonna, il frigorifero della nonna, però quando colloquiamo alla fine il frigorifero deve essere acceso, le luci si devono accendere, ci deve essere il letto e ci devono essere anche tutta una serie di altre cose. Quindi noi mettiamo vincoli da questo punto di vista. Noi giovani li consideriamo un po' più grandi, fino a 40 anni, mentre lì li considera giovani fino a 35, noi li consideriamo fino a 40 anni, e diamo un premio alle femminucce rispetto ai maschietti in termini di punteggio, molto stretto le cose che ho detto. Preferibilmente al centro storici, perché poi c'è una graduatoria che si forma secondo una serie di parametri che vedrete nel bando che ormai credo che sia pronti via. Poi abbiamo due altri interventi che io ritengo molto interessanti. Un passo indietro. Non è previsto che voi facciate qualcosa di nuovo, se siete azienda esistente, ok, fate ammodernamento, adeguamento. L'importante è che quando chiudete l'iniziativa comunque abbiate la partita IVA, quindi potete essere o una struttura che nasce e quindi si impegna a fare una serie di cose e alla chiusura c'è una partita IVA e quindi è così, oppure siete già una struttura esistente e dovete fare degli ammodernamenti, adeguamenti e una serie di cose, quindi infrastrutturale, impiantistico, arredi, non consuma chiaramente, quindi le pentole delle sola ve le comprate non le finanzia nessuno, pentole per sola e stoviglie non ma è possibile anche fare qualcosa nell'intorno dello spazio prettamente legato all'ospitalità ed è possibile fare anche delle attività non propriamente solamente ospitalità, quindi potete anche inventarvi dei servizi che sono per il turismo che possono essere finanziati, quindi vi stimolo, vi prego a studiarvi appunto l'altra azione che dicevo io che riguarda attività di accoglienza turistica, comunque di gestione dell'ospite sul territorio, che è sulla quella che è l'attività dell'agenzia di viaggi, quindi dal noleggio della bicicletta per esempio al laboratorio di cucina, al laboratorio artistico, ad altre attività che comunque promuovono il territorio a livello turistico. Questo era l'altro bando, in questo caso sono 42.000 euro, se non sbaglio perché un po' più piccolino, anche qui mezzo e mezzo, detto via. Sono tre, uno è chiamato 2.3, mi piace il numero della dottoressa, questo è il BB. Poi abbiamo uno che riguarda il mondo agricolo per fare cose diverse dal mondo agricolo. Quello devi essere imprenditore agricolo. Quindi se qualcuno di voi ha un agriturismo, quindi un imprenditore agricolo, potrebbe fare anche qualcosa di diverso, una diversificazione dell'attività agricola. Ad esempio uno spazio attrezzato per ospitare caravan, per esempio. Per esempio potrebbe pensare di, insieme a qualcun altro, prendere un piccolo mulino, pseudo mulino di comunità, e quindi fare il procedimento della trasformazione delle farine piuttosto che la preparazione della pasta. E quindi cosa finanzieremo noi? Acquisto il mulinetto, la ristrutturazione della stanza dove fare la pasta, l'acquisto del frigorifero dove ottenere la pasta, lo spazio di degustazione. Quindi il GAL fa qualcosa di atipico, quindi quando usciranno questo è il secondo bando, poi uscirà un terzo bando che riguarderà le aziende non agricole che vogliono diversificare
Anche là, noi alla fine finanziamo interventi fisici, no? La ristrutturazione, l'acquisto di attrezzatura, per fare cose legate al turismo, che può essere anche lo spazio attrezzato dove tenere le biciclette, ma anche uno spazio per fornire servizi per i bambini. C'è una dottoressa, no? Se volete ospitare gli adulti, i bambini e magari qualcuno, attrezza un proprio spazio per fornire servizi per l'infanzia, per esempio. Quindi sono tre questi bandi che usciranno, che riguarderanno il mondo del privato. Se avete delle idee strampalate, sentite o tramite il comune o direttamente col GAL, per cui verifichiamo insieme se l'idea strampalata, per tornare il termine, è ammissibile, è ragionevole, è all'interno del nostro progetto. Per quanto riguarda queste due attività di diversificazione, sono ancora più interessanti di quelle B&B. Perché se voi diversificate, o se siete agricoli o non agricoli, vi diamo un premio perché diversificate. Quindi se aggiungete un nuovo codice Ateco, se siete agricoli vi diamo 12.000 euro, 100% fondo perduto, portiamovi con te della macchina nuova e ve li tenete. E poi vi chiediamo di fare un progetto di diversificazione che almeno valga 30.000 euro, le 30-45. Quindi cosa vuol dire? Che se fate un progetto al minimo 30.000 euro, prendete il 50% a fondo perduto, sono 15.000 euro. Vi prendete 12.000 euro al 100%, quindi su un investimento di 30.000 euro avete portato a casa 27.000 euro, che sono tantissimi. Chiaramente l'IVA la pagate sempre sui 30.000 euro e dovete avere questo. Per cui se avete delle idee atipiche, mettetevi in contatto con noi. Quindi il sito che lo trovate, il numero di riferimento c'è. Ancora non sono usciti i bandi, ma comunque un minimo di supporto per vedere in prima istanza se qualcosa è ragionevolmente ammissibile, possiamo farlo. Poi una volta che andiamo fuori il bando, lo verifichiamo insieme. Questo per evitare che voi possiate arrivare a partecipare ad un bando avendo speso delle somme e quindi poi non è neanche ammissibile. Direttore, io volevo tanto ringraziare per questo intervento, che veramente ci ha arricchito innanzitutto me. E naturalmente mi sono permesso di parlare del GAL in sua presenza, perché ovviamente ho lasciato il tema a lei, che sicuramente è molto interessante quello che ha detto, e ha iniziato, spero in efficacia anche per chi ci ha ascoltato, la differente filosofia di questo strumento. Abbiamo fatto un parallelo tra NIP e GAL e abbiamo penso evidenziato in maniera evidente come diversi sono gli obiettivi, mentre NIP appunto non iniziativa di impresa, ha come fine la creazione di nuove imprese, non necessariamente nel campo ricettivo, perché come sappiamo quindi si amplia anche al campo commerciale, di servizi, di fattoriero, quindi si tratta di uno scopo con l'appunto di creare un'iniziativa di impresa nel senso ampio, mentre invece il GAL penso che sia stato molto, come dire, chiaro dal suo intervento, che abbia invece la filosofia e lo scopo di valorizzare il territorio, quindi valorizzazione può passare anche attraverso finanziamenti di imprese già esistenti, purché naturalmente abbia un impatto positivo di valorizzazione del territorio. Quindi due strumenti complementari che vanno naturalmente a creare e a centrare, speriamo a centrare, sicuramente individuare obiettivi diversi. Sicuramente sarà molto interessante, come dire, interfacciarmi con lei anche nelle prossime, esperienze, perché quello che ha appena detto è veramente molto, molto interessante. Speriamo che questi GAL partano, che questi GAL siano efficaci, che si riesca a raggiungere quelli che sono gli splendidi obiettivi che ha appena esposto. La platea, libero i nostri ospiti che sono stati estremamente gentili e disponibili, e vi invito giovedì prossimo a San Pietro in Lama e agli altri appuntamenti, e comunque a seguirci per quelle che sono le nostre comunicazioni. Se qualcuno vuole chiudere, no? Perfetto. Ringrazio davvero tutti quanti voi per la bellissima serata. Vabbè, cioè, io direi che insomma l'unione fa la forza, quindi dobbiamo lavorare ancora e vederci ancora un po' di più, perché voglio dire, poi bisogna anche stimolare gli amministratori, secondo me. No, funziona anche così, voglio dire. Io poi ho anche, voglio dire, ormai io ho fatto un'esperienza, voglio dire, amministrativa abbastanza lunga, quindi cioè un po' di lassismo ce l'ho, voglio dire, in questo senso. Però saremo stimolato, ecco, su questo, perché per esempio adesso io coglievo l'occasione, perché a me interesserebbe per esempio conoscere questi bandi sull'agricoltura, per esempio sull'imprenditorialità agricola, perché io avrei la
occasione anche di sviluppare un certo coinvolgimento di Tercal. Si è perso, ecco, questa è una cosa un po' di entusiasmo, mentre prima anche con il gallo nostro prima c'era un coinvolgimento maggiore, forse sono anche i nuovi sindaci, forse che non hanno, che non stimolano nemmeno voi, perché chiaramente deve essere con il sindaco che deve stimolare voi, quindi voi laddove c'è la richiesta voi venite, cioè non siamo partiti, ha ragione il dottore, cioè nel senso non ci stiamo affannando, ci stiamo naspando, oggi sono solo a Bari. Ci stiamo girando intorno a VCM, metti questo, aggiungi quello che sta diventando uno stress. Mi sto sbattendo come un polpo sulla scogliera, per esempio qualcuno di Varese dicono questo. È chiaro che se arriviamo con i soldi in tasca, tutti si svegliano, e ne abbiamo parlato più volte anche a Alessandro, speriamo di arrivare a dire, sono partiti 60 giorni, che è pronto, pronti, noi soldi ce l'abbiamo. Lo prepariamo, lo facciamo controllare, perché comunque loro sono disponibili a dire questo sì, questo no, questo no, così. Io dico sempre, il vestito cucitelo addosso per quella che è l'esigenza. Per questo muoviamoci un attimo prima, così appena aprono i portafogli, noi siamo pronti, perché? Perché poi quando i soldi sono finiti, sono finiti, sono a budget, quindi non sono infiniti, sono quelli. C'è una disponibilità limitata di soldi per questi finanziamenti, quindi prepariamoci. Prima, non mi venite a dire voi, ma io non lo sapevo, perché voi veramente... Un'altra cosa, e questo poi concludo davvero, perché mi faccio prendere pure la mano a voi, perché sono delle cose interessanti, che dire, migliora la vita di tutti noi, poi voglio dire, quando facciamo queste cose, sicuramente apportiamo, diamo un benessere non solo noi, diciamo fisicamente, ma anche al nostro territorio. Dunque, allora, ti ricordi le nottate che abbiamo fatto per partecipare all'Urban? Noi volevamo partecipare al Rinnovation, c'era un bando della Commissione della Comunità Europea che parlava proprio dell'innovazione nelle urbanizzazioni delle città. E quindi io stimolai loro per dire, no, vediamo, partecipiamo, cerchiamo, e quindi noi per tempo delle nottate qua. È stato finanziato a Bologna e la città del sud, Milano, competere con l'Europa è bellissimo, però vuol dire che oltre a metterci in lavoro noi tecnici, loro, noi, si deve mettere in tasca anche le mani comune, tirare fuori qualcosina. Adesso personale, ho chiesto. Volevo soltanto dire che se l'amministro è stipulato, cioè, allora, poi possono anche funzionare, possono anche non avere, non risolvere, possono anche, si possono anche non avere, si possono avere non, i risultati, non si possono anche non avere, questo voglio dirti, però poi alla fine qualcosa di positivo resta di tutti noi, questo è quello che voglio dire. A me è servito perché voglio dire, ho capito alcune cose, per esempio, che magari partecipando a un nuovo bando io non mi farei gli errori che abbiamo fatto noi, cioè, oppure voglio congelare altre figure, cioè, voglio dire, però questi non ci servono, questo è quello che io. Come così come Milano, la dottoressa Dirce, per esempio. Sì, a prescindere questo. Assessore, io una cosa che volevo dire, lo finisco davvero. Allora, nella mia esperienza da sindaco io ho avuto occasione, perché poi sono anche bisogna cogliere le opportunità, no? Nella vita è così funziona. Cioè tu ti trovi di fronte l'amico che ti parla di una cosa stasera che hanno fatto, e quindi poi vieni coinvolto magari e cogli l'opportunità, quindi rivedi e sviluppi un progetto, no? Così funziona. A volte da incontri così occasionali possono nascere le grandi cose. Che cosa è successo praticamente all'Ezzanello? All'Ezzanello io ho conosciuto i responsabili del CETMA di Brindisi, che è la cittadella della ricerca, va bene?
Quindi inizio e quindi iniziamo il discorso, perché non partecipiamo? Guarda, io c'è la possibilità che Nizzanello partecipi come comune a qualche bando europeo, perché i bandi cioè, esistono, i bandi finanziati direttamente dalla comunità europea e poi i bandi, poi quindi direttamente i finanziati, e poi ci sono quelli della, attraverso le regioni, cioè, quindi praticamente quelli nazionali regionali, cioè questi due sono. L'Europa finanzia i progetti sull'innovation, cioè non lo so, per esempio sull'agricoltura, e tu fai una un'innovazione che riguarda per esempio la pianta di quanta acqua ha bisogno, quindi sviluppi un meccanismo per cui invece di innaffiare la pianta così senza diciamo senza motivo a questo punto tu sviluppi questo congegno che ti permette di farlo. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Praticamente il comune di Nizzanello, e per questo è stato importante perché poi abbiamo girato tutta l'Europa, ha partecipato insieme con il CET, ma con Enel Sole e con Cambridge, Spagna, ho detto Germania, insomma eravamo una decina di paesi dove c'era anche Nizzanello per sviluppare per quanto riguarda il risparmio energetico nelle case. Cioè praticamente loro, questi ragazzi giovani, giovanissimi, hanno sviluppato questo progetto, hanno avuto un finanziamento di 5 milioni di euro, è durato 3 anni, noi andavamo nei vari paesi ogni 6 mesi per fare il punto della situazione, e quindi questi sono venuti qui a Nizzanello, hanno conosciuto Nizzanello. Se andate sul sito voi trovate Nizzanello coinvolto in questo progetto. Cioè allora cosa voglio dire? Anche questo fa parte dell'amministrazione, anche questo deve fare. Questo. Cioè queste sono le opportunità, cioè non bisogna fermarsi, perché gli altri le fanno, perché non possiamo farli pure noi? Ecco allora, bisogna avere coraggio, e lavorarci, questo voglio dire, e così funziona, così si sviluppa il territorio. Allora, questo volevo dire, scusate, grazie. Assessore, il nostro studio, nomi per la Sterrelle, fa proprio queste cose. All'inizio abbiamo fatto un altro progetto che forse lei era, per quanto riguarda la biocompostiera, che sta ancora in ferma, non è ancora partita. Oppure abbiamo fatto gli altri progetti europei di finanziamento, e esordito dicendo che il progetto Oltrelecce è partito nel 2012 e è stato realizzato, ha avuto luce, marzo 2018. 7 anni in cui il mercato si è fermato. 2018, infatti questo devo dire. No, allora io dico questo, no? Abbiamo un prodotto che esiste, è stato finanziato, c'è. Che non costa più niente, è soltanto alimentato. Certo. Perfetto, c'è un centro di formazione turistica, è chiuso a chiave. Il comune non ha le risorse per gestirlo. Perfetto. Abbiamo una gara, diteci che dobbiamo fare. Guardate, io ho fatto tanti progetti, abbiamo fatto, e mi sono trovato a volte appunto con i magazzini dei comuni pieni delle brochure, delle cose che non venivano distribuite, prendono il cofinanziamento, poi c'è chi li gestisce. Il gruppo di Elisaletto, se in convenzione con i comuni, potrebbe essere il volano anche con quelle opportunità che ha detto adesso la dottoressa Leone, quella di creare un supporto in più che si può aggiungere al disalento del sito che vorreste dare, che permetterà di avere una visibilità tale dove voi, la promozione appunto delle strutture, il territorio, il comune, il turista, crea un qualcosa che anche può diventare, come ho detto, un diario, un racconto, un qualcosa che può diventare anche importante per un territorio e quindi anche per l'economia e quindi anche all'amministrazione di non occuparsi più soltanto di fare riempire le buche, ma non dico diventare piccola Rimini, ma in cui tramite il turismo le città si sviluppano anche con tutti i servizi, perché immaginate più strutture che ci sono, ci saranno più falegnami, più aziende che servono per poter alimentare un territorio che deve mantenere la manutenzione, più ristoranti, più centri sportivi, più tutto, e quindi un mercato che diventa, basta che ci basta di una visione. Noi ci abbiamo la visione.
Quindi io concludo, perché magari siamo ai tempi, e chiedo all'assessore un impegno, almeno per riceverci, per quello che è l'idea progettuale con la direzione del GAL per la gestione di risorse, ma non vi chiediamo soldi, vi chiediamo semplicemente la possibilità di poter gestire qualcosa che magari voi non avete il tempo di gestire. Altra cosa che chiediamo, abbiamo chiesto inizialmente, c'è un centro informazioni, perfetto, si può utilizzare in qualche modo, possiamo aiutarvi a tenerlo in piedi, a gestirlo. C'è un altro centro informazioni turistica a Novoli, però Novoli è sotto lezione, quindi andremo a bussare a Novoli appena sappiamo a chi chiedere, perché ancora non c'è un assessore o un consiglio comunale. Quindi l'idea nostra è questa. Galatina è entrato nel GAL da poco, c'è un progetto, c'è la possibilità di chiedere un finanziamento per realizzare un centro di informazione turistica, andremo a chiedere. Funziona lo IAT. Anche a Nardò per esempio c'è lo IAT e funziona. Anche lì, lì dove ci sono degli spazi magari non utilizzati, l'applicativo del GAL, anche quello è vuoto, non è lavorato, non è aggiornato. Io non mi voglio prendere tutto, ci mancherebbe. Non stiamo chiedendo tutto, noi la legge dei grandi numeri chiediamo un atto per ottenere il minimo, quindi qualche cosa. Quindi l'idea è questa, l'impegno che chiediamo è proprio di capire insieme a voi come poter ottimizzare queste risorse e come poterle gestire. Capisco che è difficile, capisco che può essere complicato, che la burocrazia è una cosa, però magari fermiamoci insieme, cerchiamo una soluzione, incontriamoci tutti insieme e cerchiamo di capire come gestire la cosa. Io mi rivolgo 1, 2 e 3 perché, ripeto, i prodotti sono vostri. E con questo ho finito e ringrazio tutti. Grazie.